Splendido pacco. Da tanta pena. Cibo. Gnam. Abbastanza. Comprate che abbiamo le occhiaie. La qualità. Di vedere i miei problemi. Piena di plastica. Dentro lo yogurt. Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Il video di oggi è un altro weekly vlog, uno di quei video sicuri che faccio e che so che vi piacciono. E oggi parleremo di un argomento in particolare. Come sapete, nei miei vlog cerco sempre di avere un tema, di parlare di qualcosa. E siccome ieri ve l'ho accennato su Instagram e ho avuto un riscontro super positivo, mi avete scritto tantissimi commenti, oggi parleremo di self-care, di cura del corpo, cura di se stessi, salute mentale e di tutte queste belle cose qua che però ultimamente sembrano quasi essere di moda e quindi è diventato in qualche modo un qualcosa che non lo si fa solamente per se stessi, ma lo si fa semplicemente per sentirsi parte della società e diciamo farlo solamente perché lo fanno tutti. Perché parlarvi proprio ora di questo argomento? Allora, mi trovo qui a Londra da 2 giorni, sono ritornata a Londra dall'Italia dopo le vacanze di Pasqua. Se non lo sapete potete andare a vedere il vlog prima di questo. E posso dire che aprile è stato un mese piacevole perché ho rivisto la mia famiglia, i miei amici, mi sono rilassata, nel senso che non ho dovuto stirare, spazzare, lavare tutto il resto perché appunto avevo l'aiuto dei miei, ma allo stesso tempo è stato un mese abbastanza frenetico perché ho dovuto lavorare per parecchie commissioni per voi. Se volete saperne di più vi lascio alcune informazioni qua sotto oppure potete andare a seguirmi su Instagram dove in una storia in evidenza vi spiego tutto, ma allo stesso tempo ho dovuto lavorare per un progetto che ho dovuto consegnare il 1° maggio e che adesso devo portare avanti per l'università, e allo stesso tempo ho dovuto fare anche tantissime analisi ed esami del sangue e cose del genere perché ho avuto un brutto problema all'occhio che ancora è un pochino irrisolto. Tutto questo per dirvi che è stato un mese un pochino stressante, un pochino frenetico appunto, ci sono state tante cose e l'adrenalina mi ha aiutato tanto a stare in piedi, dormivo veramente poco la notte semplicemente perché mi sentivo bene, mi sentivo energica e come si sa, appena uno si ferma poi crolla ed è quello che è successo a me e quindi sto cercando di praticare questo tanto famoso self-care, self-love, che per il momento per me significa semplicemente dormire, mangiare, prendere le cose con calma e non fare praticamente niente. Non riesco neanche a pensare e a leggere, per quanto sia stanca non solo dal punto di vista fisico ma dal punto di vista mentale, e penso che questa sia poi la chiave del self-love, del self-care, quello di ascoltare il proprio corpo, ascoltare le proprie necessità e fare quello che ci si sente di fare. Oggi le mie occhiaie sono un pochino meno profonde, avevo intenzione di andare in palestra oggi, di lavorare ad un video, ma non ce la faccio, sono veramente stanca e l'unica cosa che mi sento di fare è di fare una passeggiata, però cerco di unire l'utile al dilettevole andando a IKEA perché devo comprare alcune cose e andando a fare la spesa, quindi è quello che farò stamattina. Io vado, anche se non sono assolutamente motivata ad andare, starei molto molto volentieri a letto oggi. Allora, sono più che sicura che se non vi faccio vedere quello che ho comprato IKEA vi offenderete, quindi vi faccio brevemente vedere quello che ho comprato. Non vi aspettate cose eccezionali perché ho comprato cose molto molto basiche. Ho preso questa piantina di IKEA che ho messo nel vaso che già avevo di plastica, sempre di IKEA, e questa è un'edera che mi piace molto e che spero di non uccidere come ho fatto con quella precedente. Grucce e 2 tovagliette per fare colazione o per mangiare in generale. Un bicchiere perché ne avevo solamente uno e quindi me ne serviva un altro. E poi ho preso dei semplici tovagliolini di carta, ve l'ho detto, niente di che. Ho preso anche un'altra cosa che però è stato un grande grande fallimento che adesso vi mostro. Allora, ho preso questo bellissimo vasetto che adoravo sempre da IKEA, che mi sembra ho pagato £1,20, qualcosa del genere, e poi volevo prendere il basilico che sembrava tanto bello e sano quando l'ho preso, ma che in realtà è così. Mi fa tanta tanta pena, ci ho messo tanta acqua, ma speriamo che si ripigli. Però è così, guardatelo poverino. Sono stata sorpresa da uno splendido pacco oggi che adesso vi mostro. Allora, ecco qua. Praticamente inaspettatamente Organic Basic mi ha inviato
tre nuove cose della loro nuova collezione intimo, splendida. Sapete che vi parlo tantissimo di Organic Basic, lo conoscete ormai da parecchio tempo. Non sono pagata, questo video non è assolutamente sponsorizzato. Già avevo mostrato le magliette a maniche corte che uso tantissimo. Questa sempre in nero invece è la loro maglietta senza maniche, studiata soprattutto per la palestra, per rimuovere gli odori, e che sto usando tantissimo appunto per andare in palestra e per fare esercizio. Mentre queste invece sono le nuove cose che ho già provato e che mi stanno benissimo e che sono appena arrivate. E la cosa che amo di più di Organic Basic è la qualità, ma anche l'attenzione, la cura nei dettagli e nella sostenibilità. È tutto un brand completamente ecosostenibile, infatti addirittura il packaging è completamente ecosostenibile e riciclabile, tutto fatto in cartone, non c'è niente di plastica. Ci tenevo semplicemente ad ammirare di nuovo la qualità di questo brand. Ci dovrebbero essere molti più brand come Organic Basic. Guardate quanto è carina questa magliettina, che sicuramente non userò solamente per l'intimo, e il comfort del reggisenino, del toppino, è veramente fantastico. Adesso mi sto cambiando perché sto per andare al cinema, sto finalmente andando a vedere Avengers, ho scritto sul gruppo di classe se qualcuno voleva subirsi 3 ore di film con me, e un paio di persone hanno risposto, quindi andrò a vedere Avengers finalmente qui vicino a casa mia. In poche parole, nel video precedente vi avevo detto che mia madre aveva fatto praticamente 1 chilo di torta e me l'aveva dato, e che la mia valigia era solamente cibo, e siccome mi era rimasto appunto un po' di torta e ne ho parlato agli altri così tanto che ho deciso di tagliarla a pezzettini e di portare quello che era rimasto. Ne ho ancora un pochino da mangiare stasera, perché veramente la sto mangiando a colazione, la metto dentro lo yogurt a pezzetti che è eccezionale, e a pranzo, dopo pranzo col tè, e la stessa cosa dopo cena, la sto mangiando in continuazione, perché 1 chilo di torta non lo so quando la finisco, però l'ho quasi finita tutta perché è veramente troppo buona e vorrei tanto che poteste sentire l'odore, perché è veramente eccezionale. How was it? Yum. Lovely. Amazing. Stamattina ho dormito 5 ore e ho passato le ultime 2 ore e mezza a editare un nuovo video. Potete vedere le mie occhiaie per caso? Mentre aspetto che si esporti il video che ho appena editato, sto mettendo a posto casa e sto vedendo la recensione di Violetta Rox su The Avengers The Endgame, che ieri sono andata appunto a vedere e mi sta piacendo tantissimo, quindi andate assolutamente a seguire Violetta Rox. È stata una delle mie youtuber, prime youtuber che ho scoperto italiane. E inoltre ci tenevo anche a mostrarvi il fatto che ieri ho scordato di farvi vedere che ho comprato anche questi portascarpe da Ikea. Perché non l'ho comprati prima? Perché sono stata 9 mesi con il cartone sotto le scarpe, quando invece c'erano queste che erano comodissime, e queste sono tutte le mie scarpe. Mi sono portata solo 4 scarpe, come potete vedere, anzi 5. Sono abbastanza, diciamo, ne vorrei avere qualcuna di più, ma mi accontento. Questo è il mio armadio un pochino, diciamo, leggermente sistemato. Potrei fare di meglio dopo che ho comprato le grucce. Ho messo a posto tutti i pantaloni e praticamente io vivo nei pantaloni, perché sono molto più comodi dei jeans, diciamoci la verità. Messi tutti qui in ordine, qua ci sono tutte le mie camicie e i miei cappotti, sia pesanti che meno pesanti, e qua sopra ci sono i jeans e le magliette che uso per casa. E inoltre ci tenevo a mostrarvi cosa sto indossando. Sto provando, c'ho lo vetro sporco come al solito. Dal momento che ieri sono stata tutto il giorno a casa, oggi vorrei andare anche solo per una mezz'oretta, 40 minuti in palestra, e sto provando la nuova canottiera che mi ha inviato Organic Basic, che vi ho mostrato ieri, con i pantaloni stavolta di Booty UK, che è un'altra marca ecosostenibile, e ancora non ho messo le scarpe. Self care per me significa anche prepararsi qualcosa di buono e trovare il tempo di ascoltare il proprio corpo, e oggi, anche se avevo poco tempo, mi sono preparata un buon salmone con della zucca arrosto, ho preparato una grande insalata che ho condito con aceto e aceto di mele, e poi ho messo crauti, semi di girasole, un avocado, cavolo nero, spinaci, pomodori, barbabietole, di tutto e di più. E... Gnam, non vedo l'ora di divorarlo.
40 minuti ha fatto pioggia e sole tipo 3 volte e adesso è ritornato il sole e quindi questa è la terza volta che mi sono messa il giacchino per uscire e poi me lo sono tolto perché pioveva e adesso me lo sono rimesso sperando che non piova. Comunque sto andando da Whole Food. Qui con la mia tisana, la busta di Whole Food vicino. E prima di sistemare tutto al proprio posto, ho deciso di farvi un piccolo haul di quello che ho comprato. Ho fatto un po' una scorta di quello che mi serviva in modo da stare a posto per 2-3 settimane. E ho comprato sia cose per la pelle, skincare, che cibo vero e proprio. Allora, farò velocemente perché già ve li ho fatti un po' di volte in qualche altro vlog questi haul di Whole Food appunto. Prima cosa che ho comprato e che di solito non compro perché è piena di plastica ma ne avevo veramente voglia e volevo farlo provare appunto ad alcuni miei amici, sono i seaweed, che è tipo un'alga molto scrocchiarella con olio e sale ed è molto molto buona, molto piacevole soprattutto da mettere nell'insalata o nella zuppa, è veramente buonissima ed è quella che di solito servono qui appunto calda con il miso. Il tonno, come sapete, l'unico pesce che prendo è da Whole Food perché so che è un pescato sostenibile controllato e stavolta ho deciso di provare sempre di questa marca che si chiama Fish Forever anche il salmone, vedremo com'è. Il lievito alimentare che prendo sempre, il mio aceto di mele preferito che è infuso con zenzero e curcuma, veramente eccezionale, che metto sempre praticamente nell'insalata. Poi ho preso un nuovo tè perché era in offerta e perché non avevo il tè nero e questo è il Black Indian Chai Tea. Poi ho preso questo pane della Schnitzer, non lo so come si pronuncia, senza glutine e arricchito di semi, quindi molto molto buono, spero che sia buono, mi sembrava interessante, era in offerta e l'ho comprato. Poi infine, chiudendo l'argomento cibo, ho preso i semi di girasole perché mi mangio una scatola dei semi di girasole a settimana, mi piacciono tantissimo, li metto ovunque e me li mangio anche così. E infine vi mostro quello che ho preso a livello di skincare. Mi avete fatto notare nel momento in cui ho fatto appunto gli ultimi video sulla skincare, la cura del corpo, la cura dei capelli e anche la makeup routine, che l'olio di cocco non è, diciamo, la cosa migliore, soprattutto se si ha una pelle acneica e grassa. Io ho una pelle mista, diciamo, alcune parti sono molto secche, alcune parti sono un po' più grasse, e però può ostruire i pori appunto nel momento in cui si usa l'olio di cocco come struccante, cioè l'olio di cocco come struccante ostruisce i pori e di conseguenza ho deciso di provare questa soluzione micellare della Bioderma di cui ho sentito tantissimo parlare. E se c'è una cosa che considero veramente un grande atto di self care è quello di imparare qualcosa di nuovo, quindi imparare qualcosa che vada al di fuori dell'ambiente scolastico, dell'ambiente universitario o del nostro ambiente lavorativo. E di conseguenza a me non mi capita spesso di informarmi o di trattare di skincare nel mio ambito e quindi quello che sto cercando di imparare, quello su cui mi sto informando ultimamente, è appunto il sebo, la pelle e come funziona appunto il nostro organo più grande, ossia appunto la pelle, e come agire di conseguenza. Sto seguendo video di YouTube, leggo blog post, è un qualcosa che mi piace, mi rilassa, mi fa imparare qualcosa di nuovo e penso appunto che l'imparare un qualcosa, che sia una nuova lingua, un nuovo hobby o un nuovo argomento, come in questo caso appunto quello della cura della pelle, sia un perfetto modo per distrarsi e per trattare se stessi e il proprio cervello in maniera gentile e appunto tenerci in esercizio non solo a livello fisico ma anche mentale. E quindi ho preso questa acqua micellare della Bioderma di cui ho sentito tantissimo parlare, ho preso una crema solare per il viso da mettere appunto tutte le mattine prima di uscire, dal momento che non ho mai usato una crema solare prima di mettere il make up, quindi ho preso questa qua della Roche-Posay fluido ultra resistente invisibile, sicuramente lo troverete anche in Italia, e sempre della Roche-Posay, dal momento che c'era un'offerta, c'era tipo il 20%, ho preso il cleanser, ossia com'è che si dice, il gel cleanser,
il detergente, ecco, la mousse detergente purificante da mettere sera e mattina per pelli grasse e sensibili. Al momento sto vedendo Doctor Strange e quindi metto in ordine e noi ci vediamo domani. Ho pulito tutto, così sono pronta per lavorare. Oggi è domenica, ho messo tutto un pochino in ordine dopo il macello di ieri, così che posso essere ispirata e pronta per lavorare. Questo è esattamente il look della me di 10 anni, con la fascia. Sto ancora con la fascia semplicemente perché ho appena finito di truccarmi. Oggi verso le 2:30 andrò al centro a Covent Garden per incontrare una di voi. Voi lo sapete che naturalmente sono sempre super contenta di incontrarvi e di fare una chiacchierata per un'oretta o due. Ho appena postato un video come tutte le domeniche e adesso mi devo mettere a lavorare appunto per l'università. Ho qua il mio iPad, il mio bullet journal con cui pianificherò la giornata, il mio computer e quindi noi ci vediamo tra un'oretta, un'oretta e mezza, mi metto a lavorare. Per uscire il cielo si è annuvolato, quindi mi porterò l'ombrello. Non ho niente di interessante da mostrarvi perché non c'è niente di nuovo. In poche parole, l'unica cosa nuova, mamma mia, sono super lucida, sono questi orecchini di Other Stories che metto sempre e che ho comprato qualche mese fa, orologio solito Daniel Wellington. Sono pronta per uscire, ci vediamo là. Ma quanto possono essere incredibili i social media che ti fanno conoscere nuove persone e allacciare nuove amicizie. Io veramente sono così grata tutte le volte che incontro una di voi e di semplicemente di poter fare quello che faccio. Questa cosa che è nata semplicemente come un gioco e che pian piano, lentamente, sta diventando qualcosa di sempre più grande, sempre più importante per me. Oggi ho passato il pomeriggio con Giorgia, una di voi, con cui avevo già lavorato per una commissione personalizzata che lei mi aveva chiesto e siccome vive a Londra mi ha chiesto appunto di vederci e oggi siamo state benissimo, siamo andate da Grind a Covent Garden, abbiamo preso uno splendido cappuccino, finalmente, cioè avevo proprio voglia di un cappuccino e là lo fanno buono. Poi ci siamo fatte una bella passeggiata, abbiamo chiacchierato, è stato sempre bello condividere i propri punti di vista riguardo la vita qua, la vita in Italia, riguardo le nostre passioni, i nostri interessi, quello che facciamo, eccetera eccetera. È sempre splendido e quindi è stata una splendida domenica, inaspettata, all'insegna delle nuove cose, all'insegna del conoscere nuove cose e all'insegna della positività, che è quello che serve, diciamo, proprio la domenica: ricaricarsi, parlare del più e del meno e riempirsi di cose positive per affrontare la settimana al meglio. È proprio quello che ci voleva. Qui oggi è festa, è il bank holiday. Adesso sono vestita tutta bella, comoda, comoda e alle 2 dopo pranzo andrò di nuovo da Grind, però stavolta in un altro Grind, non in quello dove sono andata ieri, quello a Greenwich, quindi quello più vicino a casa mia a studiare, a lavorare, perché oggi l'università è chiusa. Lavata, stirata, sistemata, pronta per uscire e eccitata solamente per una cosa: il cappuccino. Ok, sono appena tornata, la luce non è perfetta, la mia faccia non è per niente perfetta e i miei capelli sono un po' da tutte le parti, ma ho bisogno di parlarvi. All'inizio del video vi ho detto appunto la mia visione riguardo il self-care e di come appunto non bisogna avere maschere di bellezza, non bisogna andare a lezioni costose di yoga e non bisogna fare tutte queste cose appunto che richiedono soldi per trattarsi bene, per volersi bene, per prendersi cura della propria salute mentale e fisica. E due cose che assolutamente sono
fondamentali e sono, diciamo, le basi, le radici del self-care, a mio parere, del prendersi cura di sé e che sono assolutamente gratuite, sono il parlare e lo scrivere. Allora, oggi, come vi ho già detto, dovevo avere un lunedì produttivo, una giornata in cui dovevo sistemare alcune cose, sia riguardo alcune email, sia riguardo l'università, che riguardo YouTube. Ebbene, ho fatto alcune cose, non ho fatto tutto quello che mi ero prefissata, ma sono felicissima della giornata perché ho passato uno splendido pomeriggio in uno splendido locale che purtroppo con la telecamera non vi ho mostrato tanto, però sono stata con i miei amici e ho avuto appunto l'opportunità di confrontarmi, di parlare e diciamo di aprirmi con loro e loro con me in una maniera veramente intima, profonda e bella. Se c'è una cosa importantissima che consiglio assolutamente a tutti da fare e che consiglio a tutti proprio perché ci sono passata e perché sono stata, diciamo, dall'altra parte della medaglia, in cui sono sempre stata quella che si teneva tutto dentro e poi, diciamo, scoppiava, quindi riempiva il vaso di frustrazione, rabbia e poi scoppiava. Appunto, non so dove sto andando con questo, non so neanche se il mio discorso ha un senso perché il mio cervello è un po' da tutte le parti, perché ho fatto tutta la strada di casa dicendo devo dire questo nel video, devo dire questo nel video, e ci tenevo appunto a dire l'importanza nel parlare con un amico, parlare con la mamma, con il papà, con un professore, con qualsiasi persona con cui noi ci sentiamo a nostro agio, anche se lo so è dura e anche se richiede tanta fatica perché significa essere vulnerabili. Ci tengo a soffermarmi sull'importanza di buttare tutto fuori e di lasciar tralasciare la nostra vulnerabilità, perché alla fine, anche se è normale sentirsi soli nel momento in cui si ha un problema, qualsiasi siano le persone che voi stimiate, qualsiasi siano le persone che vi circondano, ognuna di quelle persone sta attraversando qualcosa nella sua vita, e qualcosa di bello, qualcosa di brutto, qualcosa di difficile e magari qualcosa di più facile. Semplicemente a dirvi che siamo esseri umani e che parlare, diciamo, è quella cosa che più, a mio parere, può permetterci di accettare noi stessi, accettare gli altri e affrontare determinati argomenti, determinati eventi del nostro passato che ci teniamo dentro, perché è normale tenersi tutto dentro per non far soffrire noi stessi e per non far soffrire gli altri. Una cosa che mi ha aiutato tantissimo, oltre che parlare, se non si ha qualcuno con cui parlare, non ci si sente pronti, o semplicemente appunto se non si vuole ancora parlare con qualcuno, la cosa che mi ha aiutato tantissimo è stata quella di scrivere, ed è per questo che ci tengo tanto a parlarvi del bullet journal, di questa reflection, riflettere su se stessi, di questa introspezione, questo modo attraverso la scrittura di buttare giù tutto e di esprimersi, di parlare, di buttare giù tutti i pensieri, tutto quello che ci passa per la testa senza alcun giudizio, e quindi in qualche modo di far fluire tutto ciò che abbiamo in testa su carta senza giudizio, come se stessimo osservando la nostra vita in terza persona, come se fossimo fuori da noi stessi, e quindi analizzare la situazione e appunto scrivere. Questo journaling, questo atto del journaling, ci permette, o almeno mi ha permesso, di vedere i miei problemi, di analizzarli da un altro punto di vista e di rendermi conto di come alla fine questi problemi siano dei problemi che hanno un po' tutti, oppure non siano così grandi come pensavo che fossero. E quindi sì, spero di essere stata chiara in qualche modo, non penso, penso che quando editerò questo video starò tipo: che cosa cavolo cerca di fare un discorso completo e corretto, ma questo è quello che avevo in testa in questo momento, questo era quello che volevo condividere, dal momento che non ho avuto una giornata produttiva, nel senso che non ho lavorato e studiato come avrei voluto, ma è stata produttiva nel senso che ho avuto l'opportunità di parlare e di scoprire me stessa e i miei amici in modo diverso. Sto per andare a lezione e concludo questo video qua. So
perché questo video è stato già abbastanza lungo e spero, anche se non ho trattato, diciamo, a tavolino il tema del self-care e del prendersi cura di sé, di essere stata chiara, e spero in qualche modo che questo video vi abbia ispirato e vi abbia dato modo di pensare un pochino a voi stessi in maniera diversa e a vedere questa specie di trend del self-care in maniera diversa, perché alla fine non è un trend, è un qualcosa che dovrebbero fare tutti semplicemente per convivere in maniera più serena con se stessi e di conseguenza anche con gli altri. Seguitemi su Instagram per vedere tutti gli inside di Londra, se ancora non lo fate, e preparatevi per vedere un altro vlog, penso, la prossima settimana, perché mi verrà a trovare la mia amica e quindi andremo a vedere tutti i perfetti Instagram spot e andremo in nuove zone di Londra, e naturalmente spero di vloggare e di portarvi con me. Mettete mi piace, appunto, se vi è piaciuto questo video e se vi piace questa modalità, appunto, di video, di trattare un determinato argomento ma allo stesso tempo vloggare e quindi portarvi comunque in giro durante la mia giornata. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo prestissimissimo con un nuovo video o un nuovo vlog. Ciao ciao!